Nell'analizzare l'andamento degli scambi commerciali tra Cina e Italia da luglio 2024 ad oggi, possiamo affermare con ottimismo che la relazione economica tra i due paesi continua a mostrare una notevole solidità e dinamismo. Nonostante alcune incertezze legate al contesto macroeconomico globale, la cooperazione commerciale tra Italia e Cina ha registrato dati molto positivi, evidenziando una crescente interconnessione tra le due economie. Da luglio 2024, il volume complessivo degli scambi bilaterali ha raggiunto i 75 miliardi di euro, confermando la crescita sostenuta del commercio tra Cina e Italia. Sul fronte delle esportazioni italiane verso la Cina, abbiamo assistito a un notevole incremento, in particolare in settori chiave che storicamente rappresentano il punto di forza del Made in Italy. Le esportazioni italiane di beni meccanici, industriali e tecnologici hanno di fatto registrato un aumento del 7% rispetto al secondo trimestre del 2024, raggiungendo circa 4 miliardi di euro tra luglio e settembre. Questo dato riflette la forte domanda cinese per macchinari e attrezzature italiane, noti per la loro precisione e qualità tecnologica. Nel settore del lusso, l'Italia ha confermato la sua posizione di leader nel mercato cinese. Nonostante la volatilità economica globale, le esportazioni di moda, accessori e beni di lusso italiani verso la Cina hanno registrato una crescita del 6,8%, raggiungendo un valore di circa 2,5 miliardi di euro nei mesi estivi del 2024. Questo dimostra il continuo interesse dei consumatori cinesi per i prodotti italiani, soprattutto nel segmento di alta gamma dove l'artigianalità e il design italiano rimangono imbattibili. Uno dei settori che ha registrato una crescita ancora più significativa è l'agroalimentare, in particolare grazie all'aumento della domanda di prodotti italiani di alta qualità come vino, olio d'oliva, formaggi e pasta. Le esportazioni italiane in questo settore hanno registrato un incremento del 9% nel terzo trimestre del 2024, raggiungendo i 1,5 miliardi di euro. Il vino italiano in particolare ha visto un aumento notevole delle vendite, consolidando la leadership dell'Italia come fornitore di prodotti enogastronomici di qualità. Passando invece al fronte delle importazioni dall'estero, la Cina continua ad essere uno dei principali fornitori dell'Italia. Da luglio 2024, infatti, le importazioni di beni cinesi in Italia hanno raggiunto un valore di circa 27 miliardi di euro. Il settore tecnologico, con prodotti come componenti elettronici, smartphone e apparecchiature per le telecomunicazioni, ha giocato un ruolo cruciale. Di fatto le importazioni di prodotti tecnologici cinesi sono aumentate del 10% rispetto al trimestre precedente, grazie anche ad una crescente domanda di dispositivi e soluzioni tecnologiche avanzate da parte delle aziende italiane. È interessante notare come le importazioni di prodotti sanitari e dispositivi medici dalla Cina abbia continuato a crescere in questo periodo di tempo, con un aumento del 12% nei mesi estivi del 2024. Questo riflette l'importanza sempre maggiore della collaborazione tra Italia e Cina nel settore sanitario, che si è rafforzata durante la pandemia e continua a svilupparsi anche nella fase post-emergenziale. Gli investimenti diretti tra i due paesi hanno anch'essi mostrato dei segnali incoraggianti. Nel 2024 gli investimenti cinesi in Italia sono aumentati del 5%, soprattutto in settori come quello delle energie rinnovabili, della logistica e delle infrastrutture. Nonostante alcune sfide globali come le incertezze economiche internazionali, i due paesi hanno continuato a collaborare in maniera proficua, rafforzando non solo gli scambi di beni, ma anche gli investimenti e la cooperazione in settori innovativi. Guardando al futuro, ci aspettiamo che questa partnership strategica si evolva ulteriormente, con opportunità sempre crescenti nei settori della tecnologia, dell'agroalimentare e delle energie rinnovabili.
a beneficio delle economie di entrambi i paesi.